Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, il Frosinone vince per 2-0 la finale di ritorno dei playoff promozione contro il Palermo ed è in Serie A. Il Frosinone è la terza squadra che approda in Serie A dopo Empoli e Parma. Davvero è stata una doppia sfida piena di emozioni. All'andata vinse il Palermo per 2-1 e al Frosinone quest'oggi bastava vincere con un risultato qualsiasi per portarsi in Serie A, visto che in campionato è finito avanti in classifica al Palermo. Il Frosinone è finito terzo, mentre il Palermo quarto. Ricordiamo che il Frosinone perse incredibilmente all'ultima giornata la possibilità di andare direttamente in Serie A concludendo la stagione al secondo posto. Ricordiamo che si fece pareggiare all'ultimo minuto dal Foggia e quindi fu il Parma a finire secondo e a conquistare la promozione diretta in Serie A. E quella per il Frosinone fu davvero una grandissima occasione persa. E fu davvero un durissimo colpo, ma è stato davvero bravissimo il Frosinone al preparare al meglio questi playoff e a vincerli perché non era per niente facile, dopo aver perso la possibilità della promozione diretta in Serie A, giocare e vincere i playoff in questo modo. Quindi davvero complimenti al Frosinone che ha dato davvero un grandissimo segnale di personalità e ha dimostrato davvero, così come nel resto di tutta la stagione, di meritare questa promozione in Serie A. E io davvero sono molto contento che il Frosinone sia andato in Serie A. Il Frosinone davvero è una squadra che mi è molto simpatica da sempre. Ho sperato per tutta la stagione che arrivasse a questa promozione in Serie A e così è stato. Frosinone e Palermo erano proprio le due favorite all'inizio del campionato per la promozione in Serie A. C'è stato l'Empoli che ha praticamente dominato il campionato e ha conquistato la promozione diretta già con parecchie giornate d'anticipo, mentre poi c'è stata la sorpresa Parma che da neopromossa è riuscita a conquistare la promozione diretta nel modo con il quale vi ho spiegato prima, e poi ci sono Frosinone e Palermo che erano le altre due favorite per la promozione in Serie A. E infatti la finale playoff questa è stata ed ha avuto la meglio il Frosinone. Per il Palermo è stato davvero un grosso smacco quello di non aver conquistato la promozione in Serie A, sia per la grande qualità di rosa che aveva a disposizione, perché per un campionato di Serie B il Palermo aveva davvero una grandissima rosa, e poi anche per la storia che il Palermo ha. Il Frosinone ha meritato di vincere questa sera. Il primo tempo è stata davvero una partita giocata su nervi altissimi, c'era un clima davvero nervosissimo, una partita piena di duri contrasti e di cartellini. Però il Frosinone ha tirato di più in porta e giocato meglio rispetto al Palermo ed ha segnato i due gol entrambi nel secondo tempo con Maiello e Ciano. Maiello che ha segnato poco dopo un'espulsione di un difensore del Palermo, davvero un grandissimo tiro a giro nel set, mentre poi Ciano ha segnato il gol del 2-0 al 90esimo. Maiello e Ciano, entrambi cresciuti nella primavera nel vivaio del Napoli, e io li ho visti giocare dal vivo nella primavera del Napoli, e quella, ragazzi, era la stessa primavera del Napoli della quale faceva parte anche
il nostro grande Lorenzo Insigne. E anche questi tre calciatori erano proprio i tre più forti del Napoli Primavera di allora. Io andavo spesso a vederlo dal vivo quel Napoli Primavera perché giocava le partite in casa in un centro sportivo che dista 10 minuti di macchina da casa mia. E alla fine Insigne ovviamente è arrivato dove è arrivato, Ciano e Maiello non sono riusciti a ritagliarsi uno spazio in prima squadra, però ora hanno davvero fatto una grandissima stagione con il Frosinone e l'anno prossimo hanno la grande possibilità di esprimersi al meglio anche in Serie A. Ricordiamo che questa per il Frosinone è stata anche la prima stagione giocata nel suo nuovo stadio, che è davvero un vero e proprio gioiellino di 18.000 posti ed è davvero uno stadio moderno e davvero l'anno prossimo ne vedremo delle belle. Secondo me il Frosinone è una società molto sana con questo stadio di proprietà. Anche con una società forte alle spalle, credo che il Frosinone dall'anno prossimo in poi ha ottime possibilità di trovare anche una certa stabilità, in Serie A. Quindi, ragazzi, detto questo, io vi saluto. Noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli!